Seconda giornata dell'Australian Open, sono qui con Vanni Gibertini. Ieri Seppi è stato l'unico dei quattro italiani a vincere, arrivare al secondo turno, e oggi giocavano cinque italiani. Tre hanno vinto e due hanno perso. Parliamo di quelli che hanno perso, Berrettini e Fabiano, che però si sono cavata bene, soprattutto Fabiano che è arrivato ad avere anche un set point contro Zverev. Sì, una partita giocata dopo un primo set di comprensibile tensione, si è un po' liberato da questo timore reverenziale. Nel suo primo match sulla Rod Laver Arena ha giocato due set veramente molto bene, è arrivato anche ad avere un set point, poi però la classe di Zverev è riuscita ad avere il sopravvento. Certo, mentre insomma onestamente Berrettini giocava contro un Manarino che per ora è al di fuori delle sue possibilità. Invece per quanto riguarda gli italiani che hanno vinto, beh, Fognini ha battuto Zeballos, francamente era il match che ci aspettavamo che vincesse. La partita che mi facevano temere di più erano quella di Sonego contro Haas e poi anche di Camilla Giorgi, unica italiana superstite perché non si sa mai, però giocava contro questa Kazinskaya che dicevano essere in grosso progresso. E avevo paura, invece è andata bene. E invece no, è riuscita ad averla meglio in due set e ha cominciato a sognare, ha Eh cominciato a sì, ha sognare. cominciato a sognare perché ha detto, quando, dopo aver saputo che Chris Evert l'altro giorno aveva detto che c'erano 20 giocatrici che potevano indovinare i 15 giorni da sogno, fra queste 20 giocatrici forse c'è anche Camilla Giorgis. E lei ha detto, sì, io ci spero, è una vita che sto lottando per cercare di arrivare a questi famosi 15 giorni. A noi farebbe ovviamente molto molto piacere, ma direi che l'eroe di giornata dal punto di vista italiano è Sonego, no? Perché Sicuramente Lorenzo Sonego, sì, ha vinto una partita largamente contro pronostico. Robin Haase è un giocatore di ottima classifica, di ottima esperienza e soprattutto Sonego è riuscito a vincere contro se stesso perché non è semplice dopo aver vinto i primi due set ed essere arrivati a 6-1 nel tiebreak del terzo set e aver ottenuto 5 match point tutti cancellati uno dopo l'altro è molto difficile riuscire a raggrupparsi. anche con sue responsabilità, perché Sì. alcuni con i miei squadra ha giocato proprio Sì, maluccio. anche perché era arrivato 5-3-40-15 nel quarto set e anche lì si era fatto rimontare sul 5 pari. Poi è riuscito All'ottavo match point, che è stato all'ottavo quello match point buono, eh? a vincere su Bene, 7-5. bravo, perché insomma si è portato a casa anche un 90.000 dollari australiani, sono 60.000 euro, raddoppia il montepremi di una carriera. E che speriamo sbocci, definitivamente. Oggi è successo anche che Federer, Djokovic hanno vinto abbastanza agevolmente, Zverev ha lottato con il nostro Fabiano, l'abbiamo detto, Wawrinka era una grossa incognita. Sì, è una grossa incognita perché lui era arrivato a Melbourne senza sapere se sarebbe stato in grado di scendere in campo, ha sciolto le riserve soltanto domenica a tabellone compilato, perché non sapeva se il suo ginocchio operato avrebbe retto alla pressione del torneo ed è riuscito a portare a casa la partita contro il lituano Ricardas Berankis in 4 set. Chiaramente ci sono ancora delle riserve sul suo stato di forma, però una vittoria è sempre una vittoria. Certo, lo dice anche Djokovic, che ha detto fino a 3 settimane fa non sapevo nemmeno se sarei riuscito qui a venire. Ora dovrà giocare contro Monfils, vincitore a Doha, e il secondo turno sarà un affar serio. Comunque